Mi sono appena accorta che c'è una zanzara sul manichino. Questo manichino. Ora vi mostro come lo uccido con il mio oggetto preferito nel mondo. Purtroppo però è scarico, quindi... l'ho uccisa, però non fa lo schiocchettio. Che poi è assurdo, io metto questo robo e ci sono lo stesso le zanzare. Ma ciao a tutti picciotti, bentornati sul mio canale. Oggi nuovo video, un po' vlog, un po' no, un po' stiamo insieme, un po' chiacchieriamo. Perché ultimamente non riesco a girare video in cui sono ferma e per esempio mi trucco. Probabilmente per il fatto che non ho un granché di roba da raccontarvi. Sono le 11:36 del giorno in cui vedrete questo video e mi sono svegliata alle 7:30 stamattina. E io non sono una di quelle persone che dorme per forza con tutto chiuso, senza uno spiraglio di luce. Anzi, in realtà a me piace svegliarmi col sole in faccia. Però nella mia vita ho sempre avuto la finestra un po' lontana rispetto al palazzo di fronte, quindi non c'era alcun problema. Adesso in realtà sono così vicina che forse allungando la mano potremmo anche toccarci, e quando mi sono svegliata stamattina c'era un tizio, cioè nella finestra là c'era un tizio che stava, non so che cosa stava facendo, forse stava ritirando qualcosa, non c'è nulla nella sua finestra, non lo so. Comunque mi sono sentita super inquietata perché io ero bella qua che dormivo, ho fatto così, ho detto mi sono alzata, ho chiuso tutto. Forse non avete mai visto la mia stanza da letto. Comunque vi faccio vedere cosa c'è nel mio comodino. Prima o poi arriverà l'home tour, sto soltanto cercando di organizzare le stanze. Nel mio comodino c'è la pillola, una bottiglia d'acqua, questa lampada che avevo comprato su Zara Home, è il libro che sto tentando di leggere ultimamente, che è quello sull'armocromia di Rossella Migliaccio. Il problema principale è che a me piace leggere, però non tipo la sera prima di andare a letto, a me piace impiegare una giornata leggendo. Perché se poi il libro mi prende tanto, non posso andare a letto, voglio sapere come finisce. Ragion per cui in realtà leggo molto meno di quanto vorrei leggere, ma ultimamente sto cercando di darmi dei ritmi e quindi ho messo il libro sul comodino sperando di leggerlo prima di andare a letto. Il problema è che molto spesso vado a letto molto tardi e siccome devo svegliarmi presto, non ho tempo di leggere. E più banalmente impiego il mio tempo stando col telefono in mano, cosa che vorrei cercare di evitare il più possibile. Infatti se mi seguite su Instagram già lo sapete, è da pochi giorni in realtà che sto cercando di fare una cosa che mi possa rendermi un po' più produttiva, e parlando di produttività direi di spostarci nella stanza della produttività. E questa è per l'appunto la stanza della produttività, cioè quella in cui ho messo una pianta che stava per lasciarci, pianta alla quale dovrei acquistare un vaso. Sto anche cercando di comprare delle piante, ma quella è un'altra storia perché devo effettivamente capire se le piante possono stare bene con me. Ma mia madre mi ha detto: vuoi comprare delle piante adesso che andiamo incontro all'estate? Io le prenderei più verso l'autunno, e quindi sono ancora più combattuta di prima. Comunque vi dicevo, cosa sto facendo per essere un po' più produttiva? Intanto scrivo una to-do list, cioè banalmente prendo l'iPad e mi scrivo le cose che devo fare durante la giornata, o un quaderno e mi scrivo le cose che devo fare durante la giornata. Di solito preferisco farlo sul quaderno perché poi hai più soddisfazione a tagliare le cose, ma anche sull'iPad è carino. Dipende tutto da se l'Apple Pen è carica. E faccio questa lista di cose da fare la mattina, appena sveglia. Perché? La mattina mi suona la sveglia diverse volte. Io ho un serio problema con la sveglia, ma soprattutto ho un serio problema col sonno. Sono capace di staccare la sveglia per 2 ore intere e comunque continuare a dormire, cosa che credo sia sbagliatissima, perché io nell'assoluta incoscienza del sonno non capisco di stare staccando la sveglia. Cioè lo capisco soltanto quando sono già un po' sveglia, e allora consciamente dico non dormo altri 5 minuti, e poi quei 5 minuti diventano 20 minuti. Però credo che dormire sulla sveglia anche soltanto per un'ora ti faccia svegliare male, col mal di testa per esempio, o tipo, cioè no, non penso che sia esattamente sanissimo. Allora sto tentando di cambiare il mio approccio con la sveglia. No, in realtà ultimamente mi sveglio dopo mezz'oretta, e per ultimamente intendo da
venerdì, cioè da venerdì è cominciata una challenge che vi lancio, spero che possiate farla anche voi perché la giornata comincia meglio. Io mi sveglio comunque presto la mattina perché mi piace avere tutta la mattina davanti, cioè quando mi sveglio già alle 10 o alle 9 sento un po' l'ansia di oh mio Dio, mi sono svegliata tardi, non riuscirò mai a fare tutto quello che voglio fare. E quindi mi sveglio alle 7:30. Il problema è che vado a letto all'1, almeno all'1. Cioè non riesco ad andare a letto prima. Quindi poi ho bisogno di fare il pisolino pomeridiano. Cosa che mi uccide, cioè il pisolino pomeridiano fa sì che io poi non mi riprenda più, cioè mi riprendo tipo alle 6. E questa cosa mi uccide e devo cercare di lavorare anche su questa cosa. Ma torniamo a noi, la mattina mi sveglio e ho deciso che devo lasciare il telefono sul comodino almeno per la prima mezz'ora. Quindi non prendo il telefono, stacco la sveglia e sto su Instagram o faccio cose. No, no, io il telefono lo lascio là, mi alzo, chiaramente controvoglia, apro la finestra e tolgo tutte le coperte dal letto. Cioè non è che le tolgo effettivamente, le metto un po' ai piedi del letto, così faccio respirare il letto. Così vado in cucina, faccio colazione, scrivo questa to-do list, ma scrivendo picciotti anche le cose più stupide del mondo, tipo togliere il rametto secco da terra, una roba del genere. Quindi dopo aver fatto colazione torno in camera da letto, rifaccio il letto, chiudo la finestra perché nel frattempo si è cambiata l'aria e poi pulisco con lo Swiffer o con l'aspirapolvere alcune stanze. Per esempio la stanza da letto l'ho pulita per 2 giorni di seguito, adesso mi sa che posso aspettare un paio di giorni, quindi ho pulito questa stanza, oppure ho pulito il corridoio, l'ingresso, il bagno, la cucina, così. E quindi mi prendo questa tipo oretta appena sveglia, non per stare ferma così sul divano, ma per fare qualcosa. E mi sento molto più carica dopo. Dopo aver finito di pulire la stanza, o in realtà anche prima potrei già prendere il telefono, però lo faccio dopo perché voglio stare un po' nei miei pensieri, senza musica assolutamente, perché ho bisogno proprio di pensare. Anche se vorrei imparare a meditare, ho visto però un video di Marcello Ascani che in cui mi sono rivista molto, perché lui dice: io ho sempre pensato che fosse una cosa stupida meditare o tipo impossibile, perché come fai a staccare il cervello per un po'? Boh. Comunque io mi sono scaricata un'app che in realtà non ho ancora provato, si chiama Serenity. È tipo, c'è un livello base in cui tu puoi meditare per 10 minuti al giorno, ma ci sono un sacco di livelli che puoi fare. Non lo so, ci vorrei provare, però cioè già per esempio stamattina mi sono svegliata, ho fatto questa mia oretta di sistemare roba e poi alle 9 ho fatto yoga. E per me già yoga, per quanto comunque io non sia totalmente, cioè non abbia i pensieri totalmente staccati dalla realtà, però comunque è un po' una pratica che ti permette di concentrarti sul respiro. Quindi questa cosa della meditazione voglio un attimo pensarmela. Però così in questi giorni sono stata veramente molto contenta e molto attiva. E quindi sto continuando a fare yoga, faccio anche pilates, non lo so, non me ne viene in mente manco uno in questo momento, però, cioè, beh, mi avete capito. Sì, ho ancora i capelli un po' arancioni, li ho lavati diverse volte, cioè, li lavo più o meno un giorno sì, un giorno no, quindi li ho lavati diverse volte. Il colore ha scaricato tantissimo, se avete visto l'ultimo video che ho fatto, vi lascio qua nella scheda informativa, sapete com'ero prima, però ancora torno al biondo. Ah, e un'altra cosa che sto facendo in questo periodo è che dopo essere uscita dalla doccia cerco di vestirmi in qualche modo, non come se stessi uscendo, perché mi metto un maglioncino, una magliettina e un pantalone di tuta, però in un modo un po' da signora, cioè tipo se mi suona il corriere io scendo. In realtà quando suona il corriere io non lo vedo, però metti che deve entrare un bonno incredibile a casa mia, facciamo finta, io almeno sono vestita in un modo decente. E questo mi serve, perché altrimenti mi vedo veramente così. Per quel che riguarda il make-up invece, nella normalità non mi truccherei. Cioè se fossi a casa sola a dover, che so, studiare o lavorare da casa, forse lavorando da casa sì, perché magari puoi fare delle videochiamate. Oddio, forse anche studiando, facendo le videochiamate, forse un po' mi truccherei. Però vabbè, capito, nella normalità non lo farei, lo faccio perché chiaramente fa parte di un percorso che c'entra col mio lavoro e allora sì.
Ma se fossi qua un po' a poltrire non lo farei, cioè non farebbe parte della mia nuova persona yoga. Ero certa del fatto che questo yoga mi avrebbe preso il cervello. Ecco, per esempio, sono 3:30, mi sono appena alzata dal mio bisolino pomeridiano e mi sembra che la giornata sia finita. Sono nervosa. È arrivato il momento di rendere produttiva questa giornata. Quindi ho deciso che se non lo facciamo insieme non lo faccio più. Se dovessi cominciare un video facendo solo quello, poi alla fine mi viene l'ansia e non lo faccio. Quindi declatteriamo tutti i miei prodotti viso. Dobbiamo farlo in pochissimo tempo perché poi devo editare il video e ve lo devo mettere online. Però lo faremo. Dovrei essere riuscita a mettere dentro il cassetto tutti i miei fondotinta. Credo siano tutti. È arrivato il momento, picciotti. Possiamo farcela? Pensavo di farlo anche con i primer e con i correttori, ma vediamo quanto ci stiamo. Ok, ho una scatola e una busta. Nella scatola metterò i fondotinta che darò via. E spero siano tanti, vi giuro. Perché lo so che i miei decluttering sono sempre stati una barzelletta, ma questa volta ho bisogno di spazio. Questo è un fondotinta compatto in crema che avevo comprato da Acquasapone a Enna un sacco di tempo fa, che non ho potuto indossare più di tanto perché è troppo grasso per la mia pelle e poi il colore è un po' sbagliato, un po' più scuro, ma fa puzza e lo butto direttamente. Questo fondotinta di Wycon l'ho utilizzato tipo una volta soltanto, non è minimamente adatto per il mio tipo di pelle, è troppo grasso e anche questo con un colore un po' troppo aranciato, quindi lo do. Altri prodotti che è arrivato il momento di dare sono questi fondotinta, i Total Control di NYX, che io avevo ricevuto in regalo quando hanno aperto il negozio al Forum a Palermo, ma hanno una scadenza all'apertura di 24 mesi. 24 mesi sono passati, quindi penso che li butterò. A parte che sono molto utilizzati, perlomeno non mi ricordo quale fosse il mio colore, ma avevo alcuni colori. Oddio, in realtà non fanno cattivo odore. Lo metto nella cesta delle robe da dare, vediamo se qualcuno se li prende. Anche perché io so già che ci sarà un sacco di gente messa lì. Oh, dammi dei fondotinta. Fondotinta nuovo, non nuovo appena uscito, ma nuovo appena arrivato a casa mia, è questo in stick di Mesauda. Considerato il fatto che è in stick, so già che non è adatto per il mio tipo di pelle, però comunque vorrei provarlo, per cui per adesso lo tengo. Direi di eliminare tutti questi fondotinta con colori che io non avrò mai nella mia vita e che comunque sono chiusi perché non posso utilizzarli. Questi li do subito. Però per esempio ci sono alcuni fondotinta di un colore che potrebbe essere il mio colore in estate. Devo capire. Tipo della linea Bear With Me di NYX. Questo scurissimo lo toglierei. Questo Vanilla Nude... Non so, devo sbocciarmi questi quattro perché questi due potrebbero essere due colori che posso utilizzare in estate. Tra l'altro questo fondotinta è molto leggero, un po' tipo una BB cream, quindi in estate ci sta. E non ho capito se io sono questo colore o questo colore, forse più questo, quindi questo lo tolgo. Ok, questi li do, questi tre li tengo, ma in estate uno dei due lo toglierò, penso. A parte che non so se quest'anno mi abbronzerò. Altro Total Control di NYX che do, questo tipo l'avevo usato tantissimo perché l'avevo diluito con gli altri per fare il mio colore. Ho trovato un altro di questi che si chiama True Beige Buff. Non lo so, non so scegliere perché dovrei swatcharli, ma non c'è la luce adatta per farlo. Quindi chiuderemo un occhio, al massimo lo facciamo alla fine se ho ancora le forze. Che poi voi vedete bene, ma io non vedo più nulla, quindi accendo la luce. Spero che non sia cambiato tutto troppo e non vi dia troppo fastidio adesso, ma io almeno vedo. Fondotinta che tengo è il Can't Stop Won't Stop di NYX, ma per vedere se effettivamente funziona ancora, perché mi piaceva da morire l'anno scorso. Non lo so, da provare. Fondotinta che do via, entrambi, cioè questo costoso, questo di una fascia comunque media. Fenty Beauty, questo fondotinta ormai è vecchio, dello stesso identico colore ho un campioncino che mi hanno dato da Sephora, quindi questo lo conservo, questo invece lo do anche perché non mi piace più e poi comunque veramente ormai è vecchio, vedete che la formula si è separata, penso di buttarlo. Mentre il Dior Star, che mi era stato regalato da mia cognata, e non va bene per la mia pelle, e poi comunque questa è una colorazione troppo chiara per me, e quindi questo
questo lo regalo. Dior Skin Forever invece lo tengo ancora per poco perché non lo uso da un po', voglio vedere se mi ci trovo bene, se non mi ci trovo lo elimino perché mi secca tenere fondotinta che non uso, ho capito. Su questo sono veramente combattuta perché è un fondotinta che non utilizzo mai, non mi piace molto, mi evidenzia tutte le zone secche. Lo riprovo, vediamo che succede. Allora, questo è un fondotinta di Rimmel che non è adatto per la mia pelle perché è molto idratante, però io utilizzo sempre la colorazione True Ivory, la 103, per girare i mini video Instagram perché mi dà un effetto proprio di pelle molto bella in camera sulla mia pelle, è bellissimo. Poi dopo 10 minuti, un'oretta sono già unta, quindi nella normalità non lo utilizzo, però lo uso molto spesso. Le altre due colorazioni che ho, che invece sono il 203 e il 303, le do perché sono scure e in estate non potrei usarlo. Con quest'altro fondotinta di Rimmel invece mi trovo bene, ma utilizzo soltanto il colore 100 Ivory e penso che terrò anche il 200 Soft Beige per l'estate. Sì, penso soft beige, non classic beige, perché classic beige mi sembra troppo rosato. Invece soft è un po' meglio. Non so se tenere anche questo, che è molto scuro, natural beige, nel caso mi schiari. Però lo tengo e questi tre invece li do. Questo è un solitario, non l'ho ancora mai provato, quindi lo tengo. Non ho la più pallida idea di quanti anni abbia questa, ma la butto perché non credo sia più utilizzabile. Miracle Hors du Temps. No, non so se l'ho letto bene. E questo fondotinta si è ossidato tantissimo, è un fondotinta di Lancôme in gocce, un po' come il Maestro di Giorgio Armani, non so se lo conoscete, praticamente una volta sulla pelle evapora un po' ed è veramente super delicato, ma non mi è mai piaciuto sto fondotinta e poi adesso ha un colore assurdo, penso che vada buttato, a parte che non ce n'è neanche tanto. Non lo so, o forse lo do. Casomai lo buttano loro, non mi prendo questa responsabilità. Invece tengo quest'altro di Lancôme, ma soltanto perché non mi ricordo com'è, anche questo come il Dior. Voglio riprovarlo un pochino e poi casomai decidere di darlo, perché per non averlo utilizzato tanto vuol dire che non mi ha mai entusiasmata tanto. Però non mi ricordo, quindi voglio provare. Questi li butto, però devo dirvi che l'HD Liquid Coverage di Catrice è uno dei miei fondotinta preferiti, mi piace tantissimo, anche se tipo il 10 penso di averlo utilizzato pochissimo, ma il mio colore era questo che era lo 030. Veramente, se avete la pelle mista, Picciotti ha un bellissimo fondotinta, ma ce li ho da un sacco di tempo, quindi li butto, però credo proprio che lo ricomprerò. E butto anche il Revlon Color Stay, questo è nella colorazione Sand, credo, fondotinta che mi è sempre piaciuto tantissimo, ma ha i suoi anni. Dei fondotinta in stick di Maybelline, credo che terrò soltanto lo 003 True Ivory. E forse anche tipo 0,60 caramel per fare un po' di contour, gli altri due invece li do. Questo fondo di Chanel in realtà è finito nella mia trousse per sbaglio, era finito di una mia amica, non so com'è che ce l'abbia io, quindi lo butto. Ciao Canci. Vabbè, è arrivato il momento di fare qualche swatch, perché questo fondotinta secondo me è perfetto in estate perché è un fondotinta in mousse, ma come faccio a capire di che colore sarò io quest'estate? True beige forse, che cosa avevo tenuto di quell'altro? Allora, Ivory è sicuramente il mio colore, questo lo tengo. Poi Almond lo do perché è troppo rosato per me, ma da True beige, Soft beige, penso che True beige sia più giallastro. Allora, ho deciso di tenere Ivory e True Beige, tutti gli altri li tolgo. Elimino questo fondotinta di Puro Bio, ma non credo mi sia mai piaciuto perché non l'ho utilizzato tanto, quindi comunque lo butto perché sarà scaduto. Qua abbiamo un Superstite Classic Nude. Tengo anche Classic Nude per ora, poi quello vediamo dopo. Altro fondotinta di Puro Bio che elimino è questo. Avevamo fatto un test and tell a 4 l'anno scorso. Niente raghi, fondotinta tremendo. Cioè, lui è uno di quelli che se piangete, se vi arriva una goccia in faccia, si separa, orrendo, lo butto. Elimino anche questo perché ha fatto il suo tempo, ma non mi ricordo
com'era, non mi ricordo se mi è mai piaciuto, non mi ricordo assolutamente nulla di questo fondotinta. Quando potremo uscire da casa voglio fare un grandissimo test, voglio provare altri fondotinta perché da un po' che non ne provo di nuovi. Questa BB Cream di Herborian fa una pelle dolcissima, super morbida, super carina, peccato che non è esattamente adatta alla pelle mista. Però la tengo, è una mini taglia, secondo me è carina da usare al posto della crema, però per uniformare un po' il colorito ogni tanto. Avevo grandissime aspettative su di lei. Sni. Però fatemi sapere se per caso vi interesserebbe una recensione su questo prodotto nello specifico. È una CC Cream di IT Cosmetics e questa è per pelli miste, infatti è la matte. Prodotto che tengo assolutamente, il Double Wear di Estée Lauder, questo è uno dei miei fondotinta salva lucidità, cioè se uso lui sicuramente posso andare ad un matrimonio, infatti l'ho usato per il matrimonio di mio fratello. Qua c'è un collirio, anche lui tengo. Non giudicatemi, ma tutti i fondotinta di Nabla, proprio tutti tutti, anche quelli in mini taglia, li tengo, perché questi sono utilissimi se trucco qualcun altro, cioè io li amo tantissimo e quindi loro sono miei. Io ho sempre usato le L40, ma ultimamente utilizzo le L35, che è delle nuove colorazioni, e questo è proprio il mio match perfettissimo, e a me sto fondotinta piace da morire. E sono rimasti gli ultimi fondotinta. Qua ce n'è uno di Revolution Pro, che è un fondotinta in gocce, e lui lo tengo, ma non è adatto al mio tipo di pelle, però nel caso in cui io voglia fare un video in cui mi trucco con prodotti di Revolution, comunque già un fondotinta ce l'ho e preferisco tenerlo. Tutti questi altri che invece sono il Fit Me di Maybelline, Estée Lauder Double Wear, una collezione particolare, e questo di L'Oreal e questo di Lotte London non li terrò. Però questi due li butto perché ce li ho da un sacco di tempo, mentre questi due li metto nella cesta delle robe da regalare. Credo che questi siano tutti i miei correttori, ma non ne sono certissima. Pro Longwear di MAC nella colorazione NC35, che io tengo perché in estate è l'unico correttore che utilizzo. In realtà a me piace tanto perché è sottile, si fissa, ma dovete avere, se lo utilizzate nel contorno occhi, il contorno occhi super idratato. Per i brufoli invece è top. Ho tre correttori in stick che non ho ancora mai provato. Due sono di Rimmel e devo capire un po' che colore ho. E uno è di Mesauda, quindi questi li tengo e vediamo che succede. Instant Anti-Age di Maybelline, uno dei correttori più famosi tipo al mondo. Penso di averlo comprato un miliardo di volte da quando è uscito e infatti nella mia collezione ne ho tre. Questo è quello più nuovo e lo tengo. Questo è un po' più vecchio e quindi lo metto insieme ai fondotinta da dare. E questo direi che possiamo buttarlo. Faccio spesso la color correction delle occhiaie e quindi una volta a Milano avevo comprato questo correttore di Inglot, che per me è assolutamente inutile, così come è assolutamente inutile questo di Jeffree Star, che è nella colorazione Peach. Entrambi per me sono totalmente inutilizzabili, quindi li do. Due correttori low cost, uno di Revolution che tengo sempre per il principio per cui se dovessi fare un video con i prodotti di Revolution non devo ricomprarlo, e quest'altro di Essence. No, questo lo butto perché chissà da quanto tempo ce l'ho. Penso che una volta devo aver comprato un set di correttori di Benefit in mini taglia. Puzza, è da buttare questo. Questo era il Boeing Hydrating Concealer. No. Correttore di cui mi ero totalmente dimenticata, questo di Becca ed è il Peach. Voglio assolutamente riprovarlo, vediamo se ne vale la pena. Mi ricordo che non era molto coprente. Altro correttore super economico e molto valido è questo di Catrice. In realtà, forse... Ecco, no, fa una puzza da morire, chissà quanti anni ha questo. Credo che questo fosse il colore sbagliato, perché l'ivory io ne prendevo uno un po' più scuro, ma è super carino per i brufoli. Quindi se cercate un correttore per i brufoli e avete un budget veramente piccolino, questo ve lo consiglio, io questo lo butto. Sempre del set di Benefit, questo è il Boeing. Anche lui, niente di questa collezione, li devo buttare tutti. Il Boeing è stato tipo il mio primo correttore vero, cioè nel senso, il primo correttore è stato un primer e il secondo è stato il Boeing. Sono molto affezionata, ma lo devo buttare e credo di dover buttare pure l'altro di questa collezione, che è L'Erase Best.
Erase past. No. Uff. Puzza. Questo ce l'ho da un sacco di tempo perché questo non è la mia taglia. E lui è stato il mio primo correttore aranciato, ma credo che questo sia un'altra confezione. Vabbè, comunque li devo buttare. Full coverage di Make Up For Ever. Considerate che questi due sono dello stesso colore, però questo sembra più scuro. E infatti uno lo butto e uno lo tengo, indovinate quale butto. Questo correttore mi piace un sacco per i brufoli, anche se in realtà non lo utilizzo da un sacco di tempo perché l'avevo lasciato dai miei. Uno dei miei correttori preferiti, anche se in questo momento nel contorno occhi per me non va benissimo, però mi piace perché si asciuga proprio subito. Per i brufoli è perfetto, il contorno occhi ultimamente me lo sta segnando troppo. Lottie London, questo lo do, non mi sono mai trovata bene con questo correttore, l'avevo comprato perché do sempre una possibilità ai prodotti economici, ma niente. Questo correttore l'avevo comprato a New York, vi dico soltanto che sono andata a New York dopo il mio esame di maturità e aveva tipo questi due robbi, un po' come quello di Laura Mercier. E qua sotto una polvere. È arrivato il momento di buttarlo. Questo era uno dei miei correttori aranciati preferitissimi, lo Studio Sculpt Concealer di MAC, che credo non facciano più. Però anche se in realtà ci avrà un po' di anni, non me la sento di buttarlo, quindi lo tengo. Correttore di MAC, Matchmaster Concealer in stick. Non so chi è che mi ha venduto sto robo, ma per me non va bene assolutamente, quindi questo lo regalo. Naked Skin, correttore che avevo in mini taglia, che non credo mi sia piaciuto, quindi lo regalo. Mentre ho questo correttore di Dior, che è della linea Forever, si chiama Undercover, che voglio riprovare perché non me lo ricordo, ma non credo che mi sia piaciuto. Ho un problema con i correttori. Qua ci sono i miei correttori di Nabla. Ivory è il mio colore, cream beige lo uso, light peach lo uso, golden beige è il mio colore d'estate e pezzi di tenere amber. Vabbè dai, ne sto eliminando due. I due correttori della discordia, li odio però certe volte mi piacciono, li amo ma poi non mi piacciono più, non lo so, Glossier ed Espresso. Un concept molto simile, sono tutti e due correttori super naturali, però in realtà Espresso va in tutte le pieghette. No, ma come faccio a darlo via? Non ce la faccio, lo tengo. Così come tengo anche lui, che in realtà questo è uno dei miei correttori preferiti, anche se non si fissa molto. Mentre questa è la sua vecchia versione e la butto. Correttore di Jeffree Star per i morti, perché è un colore assurdo, non mi piace. Troppo leggero per me, questo lo do. Allora, qua ci sono questi correttori di Rimmel, sono molto leggeri, molto sottili, però si fissano e in realtà mi piace l'effetto che fanno. Tengo Soft Ivory per fare la color correction, mentre uno lo tolgo. Di questa linea di Rimmel invece che colore tengo? Oddio, ma forse non lo so, devo provarli, però adesso li devo tenere tutti, cavoli. Altri due correttori che tengo sono lo Stay Naked di Urban Decay e il Prep and Prime Light Boost di MAC. Ma io non credo che siano solo questi i miei correttori. Vabbè, per adesso così. Dai, un po' si è svuotato. Alla fine sono abbastanza soddisfatta, dentro il cassetto sono riuscita a far entrare i correttori, i fondotinta, che però spero di declatterare ancora un po' provando tipo quelli di cui sono incerta, e questi sono i fondotinta per truccare altra gente, e qua sono tutti i prodotti che darò, e invece qua ci sono quelli che devo buttare. E niente picciotti, questo video finisce qua, io sono super contenta di aver girato questo video, di aver declatterato fondotinta e correttori, perché altrimenti non avrei mai fatto questa cosa. Probabilmente avete visto qualcosa che c'era già nel primo decluttering, ma perché quando avevo fatto il primo decluttering qualche tempo fa, poi mia madre mi ha rimesso tutto dentro il cassetto, cioè qualcosa se l'è tenuta e qualcosa me l'ha rimessa nel cassetto, quindi c'è stato un po' un casino. Io spero che questo video vi sia piaciuto, se vi è piaciuto mi raccomando lasciate un pollice in su, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti e vi mando tantissimi baci e noi ci vediamo presto. Exo, la retro.